È esattamente il contrario di quello che si pensa. La candidatura di Nidi al Premier dell'Italia è un atto d'amore per l'Italia, è un servizio che non solo lui, ma tutti noi pugliesi facciamo all'Italia. Io vorrei che voi foste consapevoli di questo fatto. Noi dobbiamo accompagnare la campagna elettorale delle primarie di Nidi Vendola con questa consapevolezza e questo orgoglio sano di trasferire la grande esperienza, la grande storia, la cultura, l'etica dell'accoglienza della Puglia e la sua esperienza anche di governo a questa Italia appunto ancora disanimata, un po' triste, un po' becera, che però ha dentro di sé veramente ancora la storia dei nostri padri e delle altre generazioni. Ecco, allora la domanda, Nidi, questo è possibile? Questa Puglia possiamo portarla in Italia? È l'ora della Puglia, oltre che la tua ora? Consentitemi qualche minuto sulla Puglia, perché mi sono portato appresso come un'ombra il pregiudizio di chi diceva: ma quello è un poeta, la prova del governo lo vedrà fallire, si deprimerà, se ne vorrà tornare a Roma. Per me è stato complicato abbandonare la politica pura e mettermi a studiare l'organizzazione dei tombini, delle fogne, cercare di guardare alla mia regione per darmi degli obiettivi. Ce la facciamo in un decennio a rivoltarla come un calzino? Volevo darvi qualche, diciamo, segnale di quello che è accaduto. Siamo in terra di Brindisi. Quell'aeroporto di Brindisi, con l'aeroporto di Bari, pensate, in 5 anni sono passati da 1.900.000 passeggeri a 6 milioni di passeggeri. E il fatto che la Puglia è diventata la nuova Mecca del turismo è perché noi abbiamo fatto vivere l'idea che una generazione dovesse partire dalla Puglia, una generazione dovesse raggiungere la Puglia con i voli low cost, con 100 euro andare a Londra, a Parigi, a Madrid e far venire i turisti in una terra. Io voglio ricordarvelo, fino al 2005 Brindisi era conosciuta, ma soltanto perché si veniva a prendere il traghetto per andare in Grecia, non si restava neanche per prendere un caffè. La Puglia non esisteva come meta turistica. Noi abbiamo portato questa terra a essere un oggetto di attenzione internazionale. Io ho presentato i film fatti qui in Puglia, Mine Vaganti di Ferzan Ospetek, l'ho presentato a San Francisco, e nei giornali americani e nelle TV americane è scoppiato il fenomeno della Puglia grazie al racconto di un film. Ma abbiamo portato qui in 3 anni 250 produzioni cinematografiche a girare 250 film, e ogni film è diventato un ambasciatore che ha raccontato: guarda questo spicchio d'incanto, guarda questo angolo barocco, guarda questo mare caraibico, guarda cosa dicono del cibo, guarda cosa dicono dei colori. E la Puglia, come sapete, è uscita dal silenzio, è uscita dall'isolamento ed è diventata un pezzo, come dicono alcuni, glamour, affascinante oggi anche del circuito turistico. E questo è un primo pezzo. Ma A Brindisi c'è un pezzo di quel settore dell'aerospazio che ci vedrà e ci vede come regione d'avanguardia nel mondo. Noi occupiamo migliaia di persone con le aziende che lavorano insieme a Finmeccanica, e qui in Puglia abbiamo stimolato con le politiche dell'innovazione la nascita di nuovi prodotti, per esempio la fibra di carbonio. Che sta dicendo una cosa complicata? Voi immaginate un aeroplano di 400 posti, con la fibra di carbonio quell'aeroplano pesa la metà, consuma il 30% in meno di carburante, inquina il 30% in meno, e quindi un aeroplano di medie dimensioni non mi deve portare soltanto a Roma o a Milano, dove io devo prendere magari il volo per andare a Buenos Aires o a Pechino o a Sydney o a New York, ma quell'aeroplano da Bari o da Brindisi domani
mi potrà portare direttamente in qualunque parte del mondo. Stiamo organizzando il futuro. E sapete che questo aereo che è stato portato da Boeing, il 787, il Dreamliner, qui a Grottaglie, è fatto in parte da Grottaglie, da Brindisi e da Foggia, quell'aereo cambierà la storia del trasporto aereo. Io voglio portare alcuni di quegli aeroplani nei nostri aeroporti perché voglio costruire una filiera della manutenzione. Si possono impiegare 50 ingegneri e molti tecnici per mantenere un circuito, diciamo, aeroportuale moderno. Sto parlando di una piccola cosa, di investimento, e sono migliaia di posti di lavoro. Cambio settore, l'agricoltura. Noi ci siamo trovati a essere i produttori di vino oggi apprezzati. Il vino pugliese è tra i più venduti in Italia, il negro amaro è il vino più venduto nei supermercati, quest'anno il primitivo di Manduria ha fatto un botto straordinario e soprattutto in tutto il mondo stanno tirando i nostri vini rosé, anche il rosé fatto con le bollicine. Vedete? Io un tempo mi dedicavo a Foscolo, Leopardi e gli endecasillabi e la metrica, ora mi devo occupare di vinificazione, ma si imparano delle cose interessanti. Sono dovuto andare a Bruxelles, no, ve lo dico perché molti hanno confidenza con il lavoro dei campi e voglio spiegarvi qua, perché a Bruxelles abbiamo fatto una guerra. Perché? Perché volevano codificare il vino rosato come vino di mescolanza. Ciò che avanza del rosso, ciò che avanza del bianco, c'è la mescita e quello si chiama rosato. Noi abbiamo fatto una battaglia per dire no, il vino rosato non è figlio di un dio minore, ho gridato io a Bruxelles, anzi ha un processo di vinificazione particolarmente sofisticato ed evoluto. Per noi, che siamo i produttori del 40% di tutto il vino rosato che si fa in Italia, e l'Italia dopo la Francia è il secondo produttore mondiale, significa buona economia. Vedete, io se ho di fronte dell'uva da tavola che non ha mercato, che non si vende da nessuna parte e che viene prodotta con la speranza ogni anno che si possa determinare un conflitto e avere un ammortizzatore da Bruxelles, che Bruxelles non ci darà mai più, tra quella idea, diciamo, di far sopravvivere una produzione morta o invece stimolare una produzione che ha mercato e di dire all'agricoltura: hai bisogno dell'università, dei centri di ricerca, dei giovani, ma i giovani non li puoi portare in agricoltura se gli presenti il disegno della zappa e della vanga che non serve più. Hai bisogno di far capire che c'è bisogno del computer in agricoltura oggi, che c'è bisogno dell'innovazione, dello studio sul legno per fare le botti, che hai bisogno davvero di mettere insieme l'antico e il moderno, di recuperare i grandi, per esempio, vitigni tradizionali, quelli che qui negli anni della dittatura della chimica avevamo dismesso perché pensavamo di fare altri tipi di viticoltura e che oggi invece stiamo riprendendo. Ecco, e allora sta andando quel settore, ci ha dato dei risultati importanti. La Fiat in Italia chiudeva, a Bari no. Abbiamo assunto 120 lavoratori a una consociata, la Magneti Marelli, perché la regione ha finanziato un pezzo dei progetti di automobile ecologica. Cioè cerchiamo di trattenere le nostre aziende qui, di trattenere il nostro tessuto produttivo che è prezioso. Noi non abbiamo avuto lo smantellamento sistematico delle grandi aziende che c'è stato in Campania. Guardate, in Campania c'è un processo di desertificazione che fa paura. Noi abbiamo tenuto le multinazionali qui, Bosch, Getra, la meccanica è rimasta. Il problema è chi difende i piccoli e i piccolissimi e soprattutto come si aiutano i piccoli e i piccolissimi ad avere credito, a poter avere ossigeno. Ma anche qui in Puglia ci siamo inventati contro il credit crunch, contro il soffocamento dei piccoli, fondi di garanzia, i cofidi, quest'anno finanziati con 100 milioni di euro. Io voglio dirvi le cifre di quello che abbiamo messo per combattere la crisi. 800 milioni di euro, 820 milioni di euro di sostegno alle imprese. Non sono soldi che abbiamo regalato. Abbiamo posto paletti. Noi abbiamo trasferito risorse legandole ai processi di innovazione, di internazionalizzazione,
di ambientalizzazione, cioè io, cara impresa, ti do i quattrini: uno, se abbatti i fattori di inquinamento; due, se lavori su prodotti innovativi, non i calzini e le mutande di scarsa qualità per cui pensi di fare la competizione alla Cina, ma le calzature di sicurezza che per esempio fanno di Barletta oggi il primo distretto europeo delle calzature di sicurezza. Cioè, abbiamo detto, ti diamo risorse se diventi un soggetto maturo per poter esportare prodotti che hanno un significato nei mercati mondiali. E allora il dato dell'Istat, l'altro: la Puglia primo per crescita dell'export con più 17,9%. I nostri prodotti, quelli dell'industria estrattiva e delle cave per esempio, che sono prodotti di grande qualità, tornano a tirare. E ancora, ma i giovani, come si fa con i giovani? Contratto etico, ritorno al futuro, bollenti spiriti, principi attivi, che cosa non ci siamo inventati? I principi attivi. Voi avete, molti di voi hanno figli, ci sono figli in questa piazza, no? Hanno talento e non hanno mai una pubblica amministrazione che sa cogliere, che lì c'è. A me una cosa che mi manda in bestia è sentire contemporaneamente l'imprenditore che dice: io avrei bisogno di queste competenze e non le trovo nel mercato. E poi sentire contemporaneamente giovani di grande talento che dicono: io non trovo qui lavoro, me ne vado all'estero. Allora abbiamo bisogno di far parlare quell'imprenditore e quel giovane. Ma noi abbiamo inventato dei progetti che oggi sono stati premiati dalla comunità europea come i più d'avanguardia, per consentire a una generazione, uno, di fare l'alta specializzazione, gli stage di alta specializzazione. Un padre mi venne a dire che suo figlio aveva un sogno, essendo il primo laureato al Politecnico in ingegneria dello spazio, aveva il sogno di andare in un'importante università americana dove il suo talento avrebbe potuto davvero rappresentare un investimento. Noi l'abbiamo mandato quel ragazzo nella migliore università americana, perché con il progetto del contratto etico abbiamo mandato in questi anni quasi 15.000 ragazzi e ragazze con i redditi bassi, con i libretti universitari invece molto ricchi, li abbiamo mandati a fare gli stage di specializzazione in tutto il mondo, chiedendo loro dopo di tornare in Puglia, possibilmente a portare il loro talento. Così come abbiamo fatto questo network, una rete, erano 2.000 ragazzi, gli hanno detto: tirate fuori le idee di talento. Hanno discusso per 6 mesi tra di loro. Guardate, non era una gara come quelle che ci sono da Maria De Filippi, non era un giovane contro l'altro, ma tanti giovani, le idee erano dette in pubblico e io cercavo di migliorare l'idea che aveva avuto Tony. Tony cercava di dare un suggerimento per rendere più ricco il mio prodotto. Poi ne abbiamo selezionati 250, ognuno di questi 250 ha avuto 25.000 euro dalla regione per impiantare un laboratorio, per aprire un'officina, per fare un prototipo. I primi due ragazzi che hanno vinto questi 25.000 euro, ragazzi tutti e due appena laureati in ingegneria, oggi sono un punto di riferimento in California, ma lavorano anche in Italia, perché hanno inventato il superleggero più veloce del mondo, un aeroplanino che sembra un giocattolo e che oggi sta sfondando nel mondo perché anch'esso è fatto tutto con fibre di carbonio. I secondi che hanno vinto i principi attivi hanno inventato il guanto intelligente per i sordociechi, cioè un aggeggio incredibile con dei sensori che consente alle persone che cumulano queste due disabilità, la sordità e la cecità, di avere un modello di comunicazione particolarmente efficace. Cioè abbiamo applicato il talento di un pezzo di questa generazione alla possibilità di migliorare la vita di tutti, perché l'innovazione non deve significare che ci mettono degli strani robot e magari ci tolgono pure il lavoro. L'innovazione deve significare che si fanno le cose per migliorare la vita di tutti, per rinviare l'appuntamento con la morte, per curare la malattia. Ecco, per abbattere le barriere, abbattere le barriere. Se uno mi dovesse dire qual è stato il senso della tua lotta e del tuo governo in questi 8 anni, per me è stato questo: abbattere le barriere, abbattere le barriere. Quella tra gli uomini e le donne, che vergogna quando sono entrato in consiglio regionale,
70 consiglieri, 67 maschi e 3 donne. La Puglia non è così. La Puglia è più avanzata e in ogni città il talento, la competenza, la passione, la libertà delle donne sono un valore di cui la nostra società ha bisogno. E dopo 20 anni in cui le donne sono state usate come ornamento, sono state additate, diciamo così, per le loro fattezze fisiche, sono state strumentalizzate biecamente, sono state, diciamo così, narrate nel burlesque, per me il cambiamento significa agire la parità tra uomini e donne. Nel mio governo l'ho fatto. Se la mia giunta è stata la prima giunta italiana che si è composta di 7 uomini e 7 donne. Ed è un vantaggio per la politica. È un vantaggio per tutti. Cioè, abbiamo provato a rompere le barriere, no? Quei 200 asili nido che abbiamo costruito. Quella rete, per esempio, dell'infrastrutturazione socioassistenziale che non c'era, in un territorio desertificato, a poco, e poi le politiche per la tutela del territorio. Ma voi vi rendete conto che siamo giunti al punto in cui per la sabbia la provincia di Brindisi e quella di Lecce hanno litigato? Cioè che la devastazione del territorio è andata troppo oltre. Come ogni settembre, ho sulla scrivania le lettere dei turisti, le lettere di chi è stato qui a farsi agosto. In genere sono lettere molto belle, molto gratificanti, però tutti i turisti lamentano sempre di trovare la violazione degli ecosistemi, soprattutto sulla costa. Mi dicono la devastazione delle dune, la cementificazione selvaggia. E badate, per noi è drammatico fare i conti con processi autorizzativi che purtroppo sono stati perfezionati 10, 12, 13 anni fa con i TAR che normalmente a noi danno torto ogni volta che proviamo a bloccare. Per questo abbiamo fatto una legge regionale che consentirà alle procure di Puglia di abbattere in tempi reali tutti i manufatti abusivi, perché io ve lo devo dire, non c'è solo la inciviltà nella politica, c'è tanta inciviltà anche nella cosiddetta società civile. C'è inciviltà quando si pensa che il territorio è una discarica, che si può buttare qualunque cosa a mare, in terra e in cielo, quando si pensa che l'abuso che faccio io è meno grave dell'abuso che voglio denunciare nell'altro. Noi o recuperiamo l'idea, tutti quanti, che sta crepando il Mediterraneo, che la nostra costa non ce la fa più, che il nostro territorio è stato impoverito, che le falde sono povere di acqua, che non piove, c'è la siccità ed è un fatto strutturale, che quando piove ormai piove in forma alluvionale, piove poco, ma quelle volte che piove è un disastro e che la fragilità dei terreni è tale che non abbiamo difese. Allora, che dobbiamo fare? Il corpo della Puglia come se fosse una persona. Questo è una delle cose che abbiamo provato a fare. Io non sto dicendo che noi non abbiamo sbagliato, e Dio solo sa se, diciamo, l'elemento dell'autocritica non sia importante nella politica, anche dell'onestà nel riconoscere dove non ce l'hai fatta, dove volevi farcela e non ce l'hai fatta, anche perché i sistemi di potere sono inabissati, sono radicati, vivono di tante complicità, vivono del corporativismo di un certo mondo delle professioni. Però quando abbiamo fatto il progetto diritti a scuola, quando abbiamo salvato tutti gli insegnanti precari che la signora Gelmini aveva licenziato senza tanti complimenti e li abbiamo trasformati in un esercito qui in Puglia, mirato sulla capacità di aiutare i bambini delle aree più povere e degradate a apprendere la lettura, la scrittura e il fare di conto, beh, lì abbiamo fatto una cosa buona. Dice l'OCSE che la Puglia oggi ha una capacità di apprendimento dei propri adolescenti che è mediamente superiore a quella dell'Italia. E voi sapete che quando sono venuti a raccontare la tragedia di Brindisi hanno scoperto anche che cosa stava oltre la tragedia. Stava una scuola, una delle tante scuole che sono un modello per l'apertura al territorio, per esempio per i percorsi di educazione alla legalità.
noi siamo quelli che portano ogni anno migliaia di ragazzi pugliesi a visitare i campi di concentramento, a conoscere un pezzo di mondo, a vivere epidermicamente un'esperienza con la storia, con la cultura. Io spero questo, perché alla mia età si fanno i conti poi con le cose che contano veramente. Spero, non so se ho cambiato il destino della Puglia o delle giovani generazioni, tendo a vedere soprattutto il bicchiere mezzo vuoto ogni mattina quando mi sveglio, però il segno, diciamo, di un territorio che reagiva, di un territorio che era capace di puntare sui propri talenti, di un territorio che cominciava a volersi bene, questo segno credo che lo abbiamo dato. Grazie. Io prometto a tutti che di questa nostra regione, in questa città si è consumata una delle vicende più drammatiche che il nostro paese abbia mai vissuto, la morte di una ragazzina che andava a scuola, non era mai accaduto, quindi hai parlato della nostra reazione, della nostra capacità di vivere quel dramma come cittadini e popolo fiero di vivere questo territorio, che vogliono, hanno preso questa esperienza come un insegnamento. Poi, diciamo, nella stessa città, dopo 2 mesi e mezzo, si vive una gioia che in questa regione non avevamo da molto tempo. Vinciamo una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Il campione Carlo Molfetta, che diventa campione però dopo un percorso difficile, perché Carlo aveva partecipato già alle Olimpiadi 8 anni prima e poi la sua carriera purtroppo si è interrotta a lungo per una serie di infortuni incredibile. Ha subito una serie di interventi chirurgici, tutti pensavano che lui avesse finito, invece va alle Olimpiadi e ci dona questa gioia straordinaria. Grazie per aver citato questo esempio, ma non perché io, diciamo, sia mesagnese o perché voglia, diciamo, usare questa vicenda in maniera campanilistica, ma perché dalle tue parole emerge un messaggio di speranza e noi abbiamo il dovere di cogliere questo messaggio di speranza, che deve necessariamente tramutarsi poi nell'azione di noi politici, che abbiamo poi il dovere di tentare di cambiare questa società. Io poi voglio usare questa occasione pubblica, probabilmente non si fa nel protocollo, ma a me del protocollo non frega niente, per ringraziarti personalmente. Non l'ho mai fatto, io sono sempre abbastanza sobrio, provo, cerco di non disturbarti mai, perché sei sempre impegnato a risolvere i problemi della nostra regione e molto impegnato nel immaginare di costruire un nuovo paese, però da lontano ti ho osservato in questi 2 anni e mezzo e voglio dirti che sono veramente grato alla tua persona, perché dopo questa esperienza di 2 anni e mezzo credo di essere un'altra persona, un altro uomo e un altro amministratore, altro politico anche. Io voglio fare alcuni piccolissimi passaggi da questo punto di vista. Appena sono arrivato in regione, sono diventato consigliere, io avevo avuto già esperienze in passato, ma negli enti locali, qui a Mesagne come assessore, come consigliere provinciale a Brindisi, quindi conoscevo grosso modo il funzionamento della macchina pubblica. Arrivato a Bari mi sono ritenuto per una prima fase uno sfortunato. All'improvviso sono emersi i piani di rientro, il patto di stabilità si è acuito, i trasferimenti si sono ridotti, cioè a un certo punto ho pensato veramente di essere un disgraziato, e quando qualche volta ho provato a lamentarmi, a piangere di questa mia condizione, ho visto invece in te l'uomo della speranza, l'uomo che riusciva a darmi una speranza, l'uomo che mi ha dato la forza per proseguire, perché nonostante la drammaticità della fase, tu mi hai insegnato che un politico avveduto, un amministratore capace, un politico che ha una visione della società e che ha dei sentimenti soprattutto, affronta ogni fase nel migliore dei modi. E quindi la Puglia, che insieme alle altre regioni subisce questi tagli, paradossalmente, al contrario delle altre regioni, si rilancia.
E questo avrà un significato, evidentemente. Non siamo fortunati, ma siamo stati capaci a farlo. Sei stato capace ad indicarci la rotta, ci hai donato questa forza. E poi grazie soprattutto per essere la persona che appari. Molti mi chiedono, ma Vendola com'è? Dice, ma si costruisce questa immagine di buono? Dico, guardate, non ho mai conosciuto una persona così autentica. Una persona che usa i propri sentimenti, quelli reali, autentici, per dare un contributo alla società, per dare un contributo alla realtà che amministra. Questo veramente è un elemento che mi ha arricchito e che mi ha portato anche ad avere una conduzione nel mio percorso di consigliere regionale che non mi ha mai visto chiedere qualcosa per me o per qualche mio amico. Questo è un insegnamento che noi abbiamo recepito, che questa regione secondo me ha recepito e che abbiamo il dovere di trasmettere a tutto il paese. L'Italia ha bisogno di Nichi Vendola, l'Italia ha bisogno di questo modo di intendere la politica. E quando parlo di Nichi Vendola ovviamente mi riferisco anche a tutti noi che abbiamo recepito questo messaggio e tutti insieme vogliamo veramente dare un contributo per cambiare questo paese. La Puglia è l'esempio migliore, gli osservatori ormai se ne sono accorti e probabilmente fa molto paura quelli che stanno a Cernobbio, quelli che vanno a Villa d'Este, evidentemente temono questa anomalia, hanno tentato di strozzarci in tutti i modi, perché lì dove il piano di rientro sanitario era, diciamo, un fatto tecnico, qui è diventato un fatto vessatorio. Io parlo proprio, potremmo parlare di esempi, tantissimi esempi, lì dove la nostra capacità di legiferare era un elemento di innovazione, per il governo centrale è diventato un obiettivo da distruggere. Non vi è legge approvata dal Consiglio regionale in questi ultimi 4-5 anni che non sia stata impugnata dal governo alla Corte Costituzionale. Leggi buone, leggi che riguardavano lo sviluppo di questo territorio, leggi che andavano nella direzione di favorire il lavoro stabile. Anche la legge del 2007, no? Quella che di fatto, anche questa fu un'anomalia, di fatto allargava il diritto alla stabilizzazione per tutti coloro che avrebbero maturato il diritto 3 anni dopo rispetto a quello che diceva Prodi, fu impugnata la Corte Costituzionale. Tutti i provvedimenti che noi riteniamo siano essenziali per poter tentare di rilanciare le sorti di questo Paese, perché questo Paese ha bisogno di lavoro, ha bisogno di lavoro stabile, ha bisogno di dare fiducia ai cittadini. E noi abbiamo da offrire al Paese un esempio concreto, è un esempio concreto che Nichi rappresenterà senza dubbio. Ora Nichi, tu devi soltanto dirci, perché noi siamo meno capaci di te, come fare per poter trasmettere questo messaggio e cosa dobbiamo fare in questa fase che ci vede sicuramente protagonisti sullo scenario politico nazionale, cosa che fino a qualche tempo fa non era neanche lontanamente prevedibile. Nessuno avrebbe immaginato fino a qualche tempo fa che il segretario del PD, che sta dimostrando secondo me grande lucidità politica in questa fase, potesse in maniera così esplicita dire che il centro-sinistra può sì far meno a Casini, ma mai può far meno a Nichi Vendola. C'è stato un momento nella relazione con il governo di allora, un momento di conflitto con il ministro Tremonti, il quale mi ha detto in una burrascosa telefonata, un giorno che non dimenticherò mai, che la mia battaglia per la stabilizzazione dei lavoratori precari era una infezione rivoluzionaria e che loro avrebbero fatto di tutto per bloccare il cattivo esempio. Io gli dicevo, ministro Tremonti, ti prego vieni a vedere, io voglio spendere di meno, non di più. Questi lavoratori che per esempio nel 118, nel servizio di emergenza soccorso, nelle ambulanze, medici e infermieri, vivono a ridosso delle tragedie,
sono la parte più delicata del sistema sanitario. Li ho trovati in alcune realtà organizzati in presunte fantomatiche cooperative, tante volte erano anche organizzazioni un po' malavitose. In alcune realtà li ho trovati disperati che mi raccontavano che sulla busta paga c'era scritta una cifra, ma che in tasca mettevano la metà di quella cifra, che erano in una condizione di illegalità, che non avevano orario, che erano sottoposti a ogni sorta di angheria. Gli ho detto: ministro, io voglio assumerli in queste aziende in house che si chiamano Sanitas Service, non solo perché penso che un medico e un infermiere che sono sull'ambulanza non devono avere cavoli per la testa, non devono essere dei lavoratori precari, perché la condizione di quel medico e di quell'infermiere ha a che fare con la delicatezza della vita di chi ha avuto un incidente, di chi ha avuto un infarto, di chi ha bisogno di essere soccorso da qualcuno che si prenda carico di lui, che non lo faccia come se è un pacco postale, che non lo faccia con sciatteria. E poi gli ho detto: ministro, noi risparmiamo a quei lavoratori, gli diamo uno stipendio più alto, fanno un orario di lavoro giusto, sono regolarizzati, alla fine della giostra la regione paga di meno di quanto ci costavano quelle presunte fantomatiche cooperative, alcune delle quali in odore, anzi in puzzo di malavita, senza diritti per quei lavoratori. No, non era possibile. Ogni processo di stabilizzazione che noi abbiamo fatto di lavoratori precari ha prodotto una piccola, grande odissea. Abbiamo combattuto così perché c'è un'altra idea del lavoro, badate. Non è vero che destra e sinistra sono uguali. Su questo punto, se c'è una sinistra che non gliene frega niente del lavoro, non gli credete, è una falsa sinistra. O la sinistra c'ha nel cuore la idea che il lavoro deve avere un corredo di diritti e che sul lavoro si fonda la civiltà democratica, oppure quella è una sinistra falsa, è la destra che pensa che nel lavoro ci debba essere subordinazione, silenzio, precarietà, gerarchia, l'ordine di chi ha nelle proprie mani i rapporti di produzione e i produttori muti e soli. Ecco, noi abbiamo provato a farla questa battaglia, in parte ci siamo riusciti, in parte no, ma è stato drammatico. Io voglio stare sulla ribalta nazionale solo per questo, perché penso che in Italia bisogna rompere la gabbia della precarietà del lavoro, che è il più importante obiettivo di civiltà, e per questo dopo domani mattina io, insieme ad Antonio Di Pietro e ad altri amici come Sergio Cofferati, depositerò in Cassazione i quesiti per fare il referendum per cancellare lo sfregio che è stato fatto all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Permettete che io la spieghi questa cosa. E mi fa rabbia perché quello sfregio è stato tentato tante volte da Berlusconi e non c'è riuscito, e poi c'è riuscito Monti, ed è uno sfregio perché nell'articolo 18 c'è scritto: nessun lavoratore può essere licenziato se non vi è una giusta causa. Quando viene licenziato senza giusta causa, il giudice ordina il reintegro, quel lavoratore ritorna sul suo posto di lavoro. Con lo sfregio che è stato invece voluto dalla ministra Fornero, la tecnica, diciamo, esperta di sciatterie e di contabilità un po' grezza quando si tratta della vita degli altri, come ha dimostrato con la incredibile vicenda della riforma previdenziale e con i conticini sbagliati sulla vita di centinaia di migliaia di esodati, ecco, quella signora ha scritto che invece se il giudice riconosce che non c'era una giusta causa, non ordina il reintegro, ordina all'impresa di pagare un indennizzo. Ecco, io credo che i diritti fondamentali non possono essere scambiati con qualche elemosina. Non si può indennizzare il diritto al lavoro, bisogna restaurare il posto di lavoro di chi lo frequentava in regola. Poi l'altro referendum riguarda un'altra modifica
che consente a Sergio Marchionne di essere il vero capo dell'Italia. Quello che hanno fatto a Pomigliano e che poi ha fatto a Mirafiori, cioè uscire fuori dal contratto collettivo nazionale di lavoro, guardate, non è una cosa difficile, è una cosa facilissima, oggi è consentito a tutti sostanzialmente di non rispettare il contratto collettivo nazionale. Questo riporta il Sud all'epoca delle gabbie salariali, quando a parità di lavoro un operaio, siccome sta a mezzogiorno, può prendere mezzo stipendio di chi sta a settentrione. Allora anche su questo noi intendiamo fare un referendum. Badate, non si tratta di referendum o di una battaglia di tipo sindacale, la voglio dire così. È una battaglia che riguarda, fatemela dire per come la sento dentro di me, la sacralità della vita, che non può essere soltanto celebrata astrattamente e retoricamente, diciamo così, nei consessi urbani, sapendo che la vita, quando attraversi il cancello di un'azienda o di una fabbrica, a volte vale e pesa molto di meno. Ci sono quelli che pensano che la vita non debba avere un valore, ma soltanto un prezzo. Io penso che nessuna vita debba avere il cartellino con il prezzo, perché ciascuna vita ha un valore incommensurabile e il valore lo misuri nei luoghi di lavoro, a cominciare dai luoghi di lavoro. Perché ci siamo battuti qua, in terra di Brindisi, ci siamo battuti contro i caporali? Per quale ragione? Perché intermediavano la forza di lavoro, soprattutto delle donne braccianti, perché erano progressivamente diventati i proprietari dei mezzi di trasporto, perché si consentivano su quei mezzi di trasporto ogni sorta di angheria e di molestia nei confronti delle donne braccianti, perché potevano alla fine della giornata anche ridurre a piacimento la paga o non darla per niente, perché obbligavano a consumare un panino o un pasto che era quello fatto dal caporale al prezzo che diceva il caporale, perché potevano sottoporti persino alla privazione dell'acqua e ti sottoponevano a una condizione per cui il lavoro era vivere nella paura, vivere nell'umiliazione, essere degradati. No, il lavoro è stato riprendere la parola. Nel lavoro può vivere la condizione di libertà e di dignità degli esseri umani. Questa è una partita fondamentale. In questo mondo hanno fatto i furbi. Hanno pensato che mettendo in contrapposizione 1,5 miliardi di lavoratori dei paesi emergenti, la Cina, l'India e il Brasile, 1,5 miliardi di lavoratori, di operai, contro 500 milioni di lavoratori subordinati che stanno in America e in Europa, in questa competizione si potesse, diciamo, mettere gli uni contro gli altri per abbattere tutele e reddito del mondo del lavoro. E hanno fatto così, hanno abbattuto tutele e reddito. Allora voi mi volete dire che cos'è il cambiamento? Poche chiacchiere, il cambiamento è la civiltà del lavoro, è l'idea che la gente deve uscire dalla condizione di paura, di precarietà, di miseria. La libertà, e finisco, questa parola libertà, no? Hanno fatto persino il popolo della libertà, il polo della libertà, ed era una libertà un pochino, diciamo così, leggera e di facili costumi. Era la libertà prevista dal berlusconismo, la libertà di andare in un ipermercato e di poter scegliere la merce da comprare, la libertà di avere un telecomando in cui ci sono 1,000 canali, 500 sono di Berlusconi e 500 sono di Murdoch, è come se devi decidere qual è la corda con la quale devi impiccarti, una libertà in cui ti è consentito fare quello che hanno deciso 4 famiglie tra le più ricche del mondo e nient'altro. No, io lo ricordo a tutti voi, la libertà l'abbiamo inventata tra la rivoluzione francese e le rivoluzioni del Novecento, costruendolo attorno a un'idea. La libertà è libertà dalla superstizione, è libertà dall'ignoranza, è libertà dalla paura, è libertà dalla miseria. Questa è la libertà dei moderni, non è una bollicina, non è materia gassosa che vola per aria, non è una farfallina, ma è la condizione che consente a tutti di vivere con dignità. Oggi c'è libertà,
nelle vostre famiglie, nell'angoscia dello sguardo dei vostri figli e di un'intera generazione che ha paura del futuro e che sente il futuro come una minaccia e non come una promessa. C'è una condizione piena di libertà nella paura dei padri di perdere quello straccio di posto di lavoro. C'è una condizione di libertà nella paura dei nonni e delle nonne di non poter essere riconosciuti da un sistema previdenziale che sappia fare i conti con il loro vissuto. Cari amici delle riforme previdenziali, è diversa la vita da chi ha cominciato a lavorare in una cava di pietra a 14 anni e ha 50 anni di lavoro rispetto a chi ha lavorato frequentando una cattedra o facendo un lavoro in concetto. C'è il lavoro usurante e chi fa le riforme delle pensioni non sa che cos'è il lavoro, per esempio di una donna. Lo sanno o non lo sanno? Che la parità tra uomini e donne non la possono ricercare come fanno innalzando l'età pensionabile delle donne per parificarla all'età pensionabile degli uomini, perché per poter avere la parità dovrebbero combattere contro il fatto che le donne non solo lavorano due volte, quando lavorano hanno sempre anche il lavoro di cura, ma nel lavoro vengono pagate la metà degli uomini, e questa è una grave ingiustizia contro cui bisogna lottare. Ecco, tu mi chiedi che fare? Parlate della vita a chi ha passione di politica, non parlate dei politici, non parlate del palazzo, non vivete il confronto come il riverbero di quei salottini televisivi dove il tema fondamentale è appunto il modo, lo stile, il look di chi si presenta, diciamo, pensando che la fotogenicità sia l'unica cosa che conta. Ci sono tanti politici venditori di fumo, c'è tanta cartapesta, c'è tanto, diciamo, spettacolo. Attenzione, chiedete che la politica sia un'interrogazione sulla vita, che sia la capacità di percepire che ogni individuo è un ecosistema delicato ed è stato già mille volte violato. Chiedete alla politica di essere un confronto sul pianeta, sulla biodiversità, sull'aria che respiriamo, sull'acqua che beviamo, sul cibo che mangiamo. Che la politica sia un raccordo formidabile con la vita, che sia una grande domanda di un futuro migliore per tutti. Questo è. Vedete, non hanno soltanto cercato di privatizzare tutto, i beni comuni, toglierceli, di portare sul mercato, di arricchirsi, come hanno fatto con i contadini dell'India, no? Quelli coltivavano le sementi, le prendevano dall'aria, dal vento, no? E invece hanno brevettato le sementi e i poveri contadini dell'India sono dovuti andare a comprare sementi fatte dalle multinazionali americane che hanno una caratteristica, sono studiate in modo tale da suicidarsi dopo che hanno dato il frutto, per cui da quei frutti non nasceranno più le sementi che si producono soltanto nei laboratori delle multinazionali. Hanno degradato il mondo, altro che sacralità della vita, hanno sconsacrato tutto, tutto è valore di scambio, niente è valore d'uso, tutto deve essere industria e moneta, anche la religione l'hanno resa una fiction, anche la santità l'hanno resa facile, un consumo veloce. Noi dobbiamo fermarci, perché questa corsa folle ci sta portando verso un punto di depravazione, diciamo così, del senso del vivere collettivo, che significa riconoscerci, mescolare le razze, mescolare le fedi, riconoscerci, costruire l'unità del genere umano e qui, se possibile, parlare della vita materiale, la scuola, il lavoro, l'ambiente. Interrogateci, interroghiamoci su questo e facciamo in modo che la politica sia anche l'occasione per far crescere le nostre comunità. State lontani dagli urlatori, state lontani dai demagoghi, state lontani da quelli che parlano con odio e con fanatismo. Noi abbiamo bisogno delle passioni buone, non delle passioni tristi. Abbiamo bisogno dei sentimenti, non dei risentimenti. Abbiamo bisogno di una politica che sia capace di renderci migliori, non peggiori nella contesa con l'avversario. Abbiamo bisogno, uso una parola che riprendo dal verso di Bertolt Brecht, di un verso che non ho mai condiviso, abbiamo bisogno di essere gentili. Dice Brecht,
che è un grande poeta comunista tedesco vissuto nel Novecento, dice: abbiamo lottato per un mondo più gentile, per questo non abbiamo potuto esserlo. Ecco, noi non lo dobbiamo più dire, perché i mezzi con cui lottiamo determinano i fini che cerchiamo di raggiungere. Non possiamo essere brutali perché vogliamo raggiungere il mondo della gentilezza, dico questa parola ma ci intendiamo. Dobbiamo vivere la politica come lo strumento che ci rende migliori, che rende migliori le forme della comunità, che rende migliori, diciamo, i luoghi collettivi, che ci restituisce il filo rosso del fatto che la nostra vita ha senso non quando ci chiudiamo, ma quando ci apriamo, quando apriamo porte e finestre e sentiamo il profumo del mondo e abbiamo voglia di abbracciare il mondo, di conoscerlo, di arricchirci con le cose diverse da quello che siamo stati noi. Ai miei compagni, siate curiosi, ai miei compagni, quelli che sono iscritti a Sinistra Ecologia e Libertà, non vi sentiate mai i primi della classe, ma siate curiosi, siate costruttori di conoscenza e ricordatevi che questo partito precario che abbiamo costruito c'ha un nome particolare: Sinistra Ecologia e Libertà. Sinistra è questo, è la storia della povera gente che ha camminato a schiena dritta per condizioni di emancipazione sociale. Ecologia significa che custodire la terra che era stata donata da Dio ad Adamo è il primo dei comandamenti e non abbiamo saputo custodirla perché oggi la terra è ferita. Allora ecologia non è il convegno della domenica, ma è il comportamento di tutti i giorni, è libertà, non quella nostra, ma quella vera che comincia dalla libertà di tutti. E per sentirci veramente liberi noi, oggi dobbiamo sapere una cosa, che c'è una generazione oppressa. I giovani di oggi sono una generazione che ha uno sputo al posto della libertà. Dobbiamo recuperare per questa generazione libertà. Significa un percorso sicuro di futuro. Ce la faremo? Io non lo so, ma dobbiamo dire qual è il male che c'è oggi e dobbiamo poter evocare il bene di cui l'Italia, l'Europa e il mondo hanno bisogno. Grazie Nighi, grazie a tutti voi per essere